la storia di un bambino e del papà che vanno al museo di Miró, dove accadranno cose incredibili. E andiamo ad iniziare. C'erano una volta un papà e il suo bambino, Luciano, che aveva studiato Miró e aveva chiesto al papà di accompagnarlo al museo. Papà, papà, dai, dai, sbrigati! Aspetta un momento, capisco la fretta, ma il museo mica scappa. Magari il museo no, ma i quadri di Miró sono così belli che sembrano vivi, magari gli crescono le gambe. Ah, oh, caro Luciano mio, ti sei inventato pure le gambe e i quadri pur di far muovere le mie di gambine. Va bene, dai, ora accelero. Dai, papà, più veloce. Va bene, aspetta un attimo. Portami con la manina, così non mi perdo. Dai, dai. Dai, intanto paga che io entro nel museo, va bene? Va bene. Oh, questo Miró deve avergli dato alla testa. Mai nessun bambino ordinerebbe al padre di entrare in un museo. Eppure pagare. E dai, sbrigati, papà! Fatto, fatto, figliolo mio! Stavo prendendo la guida. Ma non mi serve la guida, papà. So già quello che voglio vedere. Va bene, andiamo. Sono proprio curioso. Ed ecco, entrano nel museo e comincia a aprirsi agli occhi dei nostri visitatori il mirabile quadro di ma papà, che succede? Questo non è il quadro che conosco. Ma figliolo, come hai fatto questo quadro? È fatto di tratti semplici, colori sgargianti, le linee, pallini, forme geometriche e disegni liberi. È pieno di colori, è pieno di strane forme, ma qua c'è quasi niente. Ma ecco, all'improvviso, una strana forma. Buongiorno, scusate il ritardo, ma noi, gli strani forme, siamo giocherelloni. Ora entro subito nel quadro, ma prima mi presento. Io sono Antonio l'Alieno e vengo dal pianeta Brrr, Ghiaccio.
tanto tempo fa, mentre giocavo alla guerra, sono inciampato in una navicella spaziale e ho cominciato a viaggiare nello spazio. E mi sono ritrovato in questo quadro. Eccomi, è sistemato. Oh, signor Antonio l'alieno, è una storia bellissima. Mi scusi, signore, sono il padre. Eh sì, è molto bella. Io mi ricordo che una volta ho sentito dire che Miró realizzò quadri sospesi tra la realtà e la fantasia. Ma allora è tutto vero! Scusi, signor Antonio l'alieno, sono Luciano. Sì, ecco, e gli altri strane forme, dove sono? Ah, hai ragione, bambino! Un po' di pazienza, che il mio amico Frank Vulcano con gli occhiali si sta svegliando e arriva subito. Vedrete, è molto divertente. Arrivederci. Oh, questo museo magico. Ma chi è? Oh, scusate il ritardo, ma è tanto che non mi sveglio. Allora, ciao bambino, come ti chiami? Io sono Luciano e questo è il mio fantastico papà Enrico. Oh, piacere, signore Enrico. È bello parlare con qualcuno ogni tanto. Non ricordavo neanche più il suono della mia voce. Allora, io sono Frank. Un giorno mi sono svegliato e ho visto che avevo un buco nel mio corpo, ma la lava non esce più. Essere un vulcano, bambini, è molto divertente. Mi scusi, signori, sono il papà di Luciano. Ma volevo chiederle cosa si ricorda della vita al di là del quadro. Mi ricordo che ero in un'isola, ma stanco di star solo, sono salito su una balena. Sono sprofondato nel mare e mi sono ritrovato in questo quadro con tantissimi nuovi amici. È stato bellissimo. Scusate, adesso sono nel mio posto. È stato un piacere conoscervi. Ciao, signor papà e ciao, signor bambino. Arrivederci, signor Frank. Papà, ma è stato bellissimo. Ma chi è che arriverà adesso? Oh, guarda, c'è una strana forma che sembra la testa di un cane. Ecco, arrivare Alberto, il cane muto della fatina dei denti, e Zigo, il secondo cane della fatina dei denti. Oh.
fatina dei denti a due cani. Sì, 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 sì. Wow, 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 wow. Buon pomeriggio. Wow, 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 figo. Vai verso il quadro. Wow, 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 wow. Io sono Alberto, il cane muto della fatina dei denti. Oh, la fatina dei denti. Sì, signore. Wow, wow, wow. Noi portiamo i doni ai bambini insieme alla fatina. Wow, 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 wow. Ma... scusi, signore, sono il papà. Signor Alberto, credo. Lei dice di essere muto, ma sta parlando. Wow, wow. Ora vi racconterò la mia storia. Dunque, wow, wow. Io ero in Italia. Wow. Io e i miei amici canini. Wow, wow. Stavamo giocando nel parco. Io sono caduto e tutti i miei amici wow mi hanno preso in giro. Wow 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 wow, sei caduto, wow 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 wow. Allora io mi sono arrabbiato e sono salito su una navicella spaziale. Wow, e sono arrivato a New York. Non mi ricordavo più qual era il mio nome, ma sono rimasto colpito dal colore del cielo, che era così blu, wow, wow, tanto più blu del cielo in Italia. Wow. Ho provato a toccare il cielo, ma per incanto wow, mi sono trovato in questo quadro. Non ho la voce, wow, quando sono sono fuori dal quadro, mentre nel quadro io c'ho non c'ho più la voce. Wow. Ma ti piace stare in questo cielo? Ti mancano i tuoi amici in Italia? Wow, wow, caro bambino, in questo spazio blu ho trovato tanti amici meravigliosi. Wow. Sì, mi manca l'Italia, wow, ma capisco che sono fortunato ad avere wow, tante persone che mi vogliono bene, wow! Oh, 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 grazie, grazie, signor Alberto, sono il papà di Luciano. Ah, lei è un cane saggio, capito, Luciano? Non è importante la vicinanza, i nostri amici saranno sempre nel nostro cuore. Oh, e lei, signor Zigo, cosa ci racconta? Com'è la fatina dei denti? Come portate i regali ai bambini? Wow! Finalmente! Wow, wow, wow! Era l'ora che toccasse a me parlare. Parla sempre Alberto. Wow, wow! Allora, noi siamo gli aiutanti della signora Fatina. Wow! Lei è trasparente, sì, ha due occhi tondi, enormi, ed è molto, wow, gentile, wow, simpatica. Noi, quando siamo con lei, voliamo sulle stelle, wow. Lei prende i denti e noi lasciamo i regali, wow. Ah. Ecco perché, papà, noi bambini non le possiamo vedere. Lei è trasparente. E cosa ci fate con i denti? A quella domanda, i due cagnolini si mobilizzarono e tornarono nel loro quadro. Oh. Ed ecco. Oh. Chi arriva, papà? Buongiorno! Buongiorno a tutti! Io sono la fatina dei denti. Io vivo nel quadro, nel mondo dei denti. La mia casa ha la forma di un dente, ma voi non lo potete vedere
perché è trasparente. Siamo tante intorno al mondo, più di 1000. Noi andiamo dalle ali speciali che ci vengono date e sono fatte a forma di dente e cavalchiamo le stelle. Ogni notte usciamo per andare nelle case e prendiamo i denti dei bambini. E i miei assistenti, Zigo e Alberto, lasciano dei regali. Ci piace scherzare e dall'alto osserviamo i bambini di tutto il mondo. Ma lei è magica, può fare anche delle magie. Veramente, io sono un po' pasticciona. Sì, una volta ho provato a trasformare la mia amica lumaca Antonina in una principessa, però ho sbagliato e l'ho trasformata in un ranocchio. Signorina, che cosa è successo alla sua amica Antonina? Siete ancora amiche? Cosa è diventata? È sempre un ranocchio? Veramente, dopo tanti tentativi, siamo riusciti a farla tornare lumaca e adesso siamo di nuovo amiche. All'inizio vi confesso che era un po' arrabbiata con me. Aspettate che ve la presento. Ehi! Parlate forte, perché Antonina è un po' sorda e parla sempre in rima. Antonina, vieni! In quel momento ecco apparire una enorme lumaca che con passo lento arriva fino ai nostri visitatori. Ciao, ciao, ciao bambino, come ti chiami? Buongiorno, mi chiamo Luciano. Come? Piano? Ah, che bel nome, anche il mio vicino lumaca si chiamava Piano e l'ho sempre trovato azzeccato come nome. No, non Piano, mi chiamo Luciano. Bene, Lanciano, che cosa carina. E che cosa lanciano? Ma no, mi chiamo... Scusi signora lumaca. Scusi, sono il papà. Non importa, Luciano, lascia perdere. Allora, signora Antonina, cosa ci racconta del suo vicino? Cioè, scusi, volevo dire, cosa ci racconta della sua vita? Sì, signore mio, la mia gita, sapesse quante gite facevo quando ero giovane. Io sapevo volare, sapevo cantare e sapevo anche danzare. E una nave spaziale mi ha portato in una città fatta di luci e di persone che mi piace moltissimo. Antonina la lumaca andò via persa nei suoi ricordi, ma ecco una strana forma con gli sci arrivò rotolando.
Ma quello è più pazzo di neve! Oh, è bellissimo! Sì! Io vengo dal Polo Nord, sono un amico di Babbo Natale, sì, sai che sono così cittocchella perché mi piace tanto mangiare e sono anche pigra. Ma com'è arrivata nel quadro? Un giorno mi sono persa mentre stavo rotolando nel cielo e sono dovuta scendere sulla terra perché mi cominciavo a sciogliere. Allora ho visto una gelateria e mi sono tuffata nella cioccolata. Ne ho mangiato così tanto che arrivata nel fondo ho trovato la porticina di un nascondiglio segreto. Ho aperto la porta e mi sono ritrovata qui. Ah, ma è una storia bellissima! Vero, papà? Oh, scusate, ora devo rotolare via, altrimenti mi comincio a sciogliere di nuovo. E poi ho un gran sonno. Papà, questa è stata una storia bellissima, una visita stupenda. Oh, caro figliolo, grazie a te per questa avventura e per questo incontro con l'arte di Miró. Sì, papà, mi sembra di essere tornato da un viaggio fantastico in giro per il cielo. Sì, caro figliolo, è vero, sembrava tutto diventato realtà. Ma la senti anche tu? C'è una musica. Ma la senti, Luciano? Oh. Scusate, signori, io sono il custode ed è orario di chiusura. I nostri Miró hanno necessità di svagarsi un po', quindi hanno organizzato una festa privata. Una festa privata? Signor custode, possiamo restare? Va bene, ma solo per questa volta. Restate pure. Vieni, papà, che magari anche noi veniamo portati via da una nave spaziale. Io che sono il custode, chiudo la storia con una bella parolina magica. Con la parola...